E ancora più forte l'applauso per aprire questa serata. Signore e signori, buonasera. E il Te Deum, e questa è l'orchestra dell'Istituto Comprensivo Bova Marina, Condofuli e Palizzi. E so che se vi chiedo un altro applauso ancora più forte, voi non vi stancherete, lo farete per questi ragazzi. Molto bene, molto bene. Concerto che apre, diciamo così, musica l'estate bovese quest'anno. Però vi voglio presentare l'orchestra, vi voglio presentare i maestri che, come ben sapete, appunto, dirigono questi ragazzi. A cominciare dalla classe di violino e alla professoressa Argira Morabito, buonasera. La classe di clarinetto, guidata dal professor Andrea Graziani, eccolo lì, buonasera. La classe di oboe, guidata dal professor Demetrio Mordà, buonasera. E poi la classe di pianoforte, guidata dalla professoressa Titti Aiello, che è là dietro. Buonasera. Bene, abbiamo ascoltato, come dicevamo, il Te Deum, che proviene dal latino in maniera più estesa, Te Deum Laudamus, noi ti lodiamo Dio. E c'è poco da dire, questo brano lo conosciamo tutti, l'abbiamo sentito tante volte, un po' come anche il prossimo che stiamo per ascoltare, che è una marcia militare americana del compositore Sousa, dal carattere brillante e gioioso. Quindi adesso è l'ora di ascoltare Sousa Times Tuosa. Un applauso. Fine, ma non proprio. Io vorrei invitare qui per un saluto, ce li ho qui davanti, la dottoressa Irene Mafrici, dirigente scolastico, e poi il sindaco di Bova Marina, Vincenzo Lupi. Scegliete voi chi per primo venire, prima le donne, quindi prima la dottoressa Mafrici, e qui facciamo un applauso al dirigente scolastico. Buonasera, vi lascio il microfono, so che lei è entusiasta di queste serate e di questi ragazzi. Non posso fare a meno che essere orgogliosa di questi meravigliosi ragazzi. Cioè, ripetiamo un po' sempre le stesse cose, sembra, però come dice lei, effettivamente è un crescendo. Io da 2 anni che sono in questa scuola e mi rendo conto che stanno crescendo tantissimo, sta crescendo anche il numero dei ragazzi che partecipa al corso di strumento, e mi piace pensare che possa diventare un vero e proprio vivaio, sia per quanto riguarda gli strumenti, adesso cominciamo a prendere anche in prestito con la meravigliosa Guglielmini, cantante. L'altra volta avevamo anche la nostra docente, la professoressa Capria, che ha cantato la stessa canzone in modo abbastanza, voglio dire, può diventare un luogo dove fare crescere i talenti, perché vedete, nella nostra società ormai tutto è appiattito, sembra che per l'arte non ci sia più posto. Noi invece vogliamo pensare che è la parte più bella della nostra cultura, cioè l'espressione artistica, e che è veramente nobilita l'uomo, voglio dire, ci dà l'opportunità di esprimere i nostri sentimenti. Io dico la verità, ogni volta che li ascolto vado un po' in estasi, anche perché
sono i vostri figli, ma io li considero, scusatemi in prestito, un po' miei. E devo fare i complimenti ai due oggetti che sono veramente dediti a loro, pensate, sarebbero già in ferie, a quest'ora sono qui, anche grazie al fatto che il nostro sindaco, come lo sapete, insieme agli altri sindaci dei comuni, delle scuole che ricadono nel comprensivo, stanno sostenendo questa orchestra che cominciamo a chiamarla con il suo nome. Qual è il suo nome? Buonasera a tutti. Ma io intanto mi scuso con le tantissime persone che purtroppo ascoltano il concerto in piedi, ma purtroppo siamo, o meglio, per fortuna, siamo veramente in tanti e quindi le sedie sono poche. Dopo le scuse devo rivolgere una serie di ringraziamenti. Io, per prima di arrivare poi ovviamente ai docenti e ai ragazzi, voglio ringraziare gli operai del comune che per organizzare questa serata hanno lavorato anche di pomeriggio fuori orario, senza straordinario sotto il sole, quindi li ringrazio. Silvio Cacciatore, che è sempre disponibile a presentare le nostre serate, Tele Bova Marina, Pasquale Lazzaro, tutti voi, e poi infine prima i maestri, anche se sono in camicia nera, e soprattutto quindi un applauso ai ragazzi. Come diceva la preside, noi siamo veramente orgogliosi di questi ragazzi, e tant'è che io chiedo sempre a fine anno di fare questo spettacolo in piazza, proprio perché sono veramente bravi. E dobbiamo sostenere l'orchestra, abbiamo costituito questa orchestra, l'orchestra Calliope, e ovviamente quello che abbiamo fatto sino ad ora, preside, è il punto di partenza, quindi dobbiamo continuare a sostenerla, a costruirla, e credo che cioè l'orchestra debba andare al di là del ciclo scolastico dei 3 anni, per cui i componenti, i ragazzi dell'orchestra debbono continuare a far parte dell'orchestra anche nel momento in cui concludono il triennio. Hanno partecipato al concorso all'OG, abbiamo detto, sono arrivati secondi, ma l'obiettivo è quello anche di, col nostro sostegno, di partecipare ai concorsi nazionali, perché credo che hanno tutti i numeri per poter non solo partecipare ma anche vincere. Silvio all'inizio diceva che si apre la stagione estiva bovese, sarà un'estate insomma ricca di appuntamenti, e penso che il miglior inizio per appunto la stagione estiva non ci potesse essere. Io vi ringrazio nuovamente e vi auguro buon proseguimento, buona serata. Grazie a tutti, e grazie alla preside, che sta veramente proseguendo il lavoro dei suoi predecessori, e la scuola di Bova, l'istituto Condofuri Bova Palizzi, è veramente un punto di riferimento per tutti noi. Grazie ancora. Grazie, un altro applauso alla dirigente scolastica, al sindaco. Chi crede e investe nell'arte e nella cultura non sbaglia mai, e questo è sicuro, e questo questa sera viene riconfermato. Ebbene, noi siamo praticamente giunti al termine.
Grazie a tutti per questa splendida serata, un altro applauso a loro, a voi, ai professori, alla scuola e a questa splendida piazza. Grazie, buonanotte.